sul podio Simona Quadarella, l'abbiamo ribadito e ricordato, quarta negli 800 stile libero. Sentiamo. Simona Quadarella, dopo la delusione forte sui 1500, hai tirato fuori una grinta, una combattività che è davvero ammirevole, encomiabile. Sì, guarda, ci ho creduto fino a 600 metri, ho creduto di poter prendere una medaglia, non è arrivata, però è arrivato un tempo buonissimo, record italiano, e sono contenta, questo mi... Ci sono in teoria nella mia miglior forma perché ho fatto il mio migliore e quindi va bene così, non è arrivata la medaglia, sono comunque due quarti posti e c'è sicuramente un po' di amarezza, però sono contenta. È stato bellissimo vederti battagliare, andarti a prendere quel terzo posto, poi diventare quarta ma non mollare mai. Sì, non ho mollato mai e l'americana sapevo che avrebbe chiuso molto bene come ha già fatto nelle batterie e quindi diciamo che un po' me lo aspettavo, però sono contenta e sono contenta di aver reagito, di non aver mollato e questo mi sarà di aiuto prossimamente. Assolutamente, è una prova di grandissima maturità che in poche sarebbero riuscite a mettere in acqua oggi. Sì, diciamo che ho avuto un grandissimo supporto e mi sono arrivati una marea di messaggi bellissimi e questo mi ha aiutato tantissimo. E la mia famiglia, il mio fidanzato, le mie amiche mi sono state tutti accanto e hanno creduto con me fino alla fine. Se non ci fossero stati loro non so se avrei reagito così in questo modo. Il mio allenatore soprattutto, che oggi mi ha mandato un messaggio che mi ha fatto piangere prima della gara. Siamo in notte il tuo allenatore. Piangere di commozione, perché sono 15 anni che ci alleniamo insieme e veramente lui c'è stato sempre, in qualsiasi momento, bello, brutto, e mi ha dato davvero la carica per fare questi 800. E quindi insomma ringrazio tutte queste persone che mi sono state accanto. Grazie a te.